che riveste l'agricoltura nella preservazione dell'ambiente e del territorio. E le misure contenute nel disegno di legge, andando proprio in questa direzione, confermano che non ci sbagliavamo. Ovviamente non ci si può fermare qui. Penso per esempio al ruolo che devono ricoprire in questo importante processo le nuove generazioni. Ma il presente disegno di legge, rispetto alla quale esprimo il convinto voto favorevole della componente socialista, rappresenta un punto di svolta fondamentale nell'ambito degli strumenti di tutela ambientale e paesaggistica. Grazie. Grazie onorevole Pastorelli. È iscritta a parlare la deputata Monica Faenzi. Prego, ne ha facoltà. Il gruppo Alleanza Liberal Popolare voterà a favore del provvedimento, il cui esame, come è stato ricordato da chi mi ha preceduto nel corso della discussione generale, è stato caratterizzato da un lungo iter, a partire dall'inizio della presente legislatura. Siamo convinti che l'impianto normativo sia stato arricchito e migliorato attraverso l'introduzione di una serie di disposizioni che vanno ad incidere su specifici e diversi ambiti della disciplina in materia. Il testo che ci accingiamo a votare pone all'attenzione delle istituzioni e del Paese un tema essenziale che coinvolge la quotidianità della nostra comunità nazionale ed è legato al trend del consumo di suolo che in Italia è cresciuto a ritmi vertiginosi. Una perdita di superficie avvenuta nel corso di decenni, causata da processi di diffusione, dispersione urbana, di frammentazione di una diffusa urbanizzazione che ha prodotto non solo la perdita dei paesaggi, suoli e relativi sistemi e servizi ecosistemici, ma anche la perdita di superficie agricola, che ha comportato inevitabilmente una riduzione della produzione e che l'ha resa insufficiente a soddisfare il fabbisogno alimentare nazionale. Il provvedimento in oggetto, pertanto, interviene attraverso la definizione di un quadro regolatorio che, da un lato, si pone come obiettivo l'interruzione di una progressiva espansione delle aree urbanizzate, le cui dinamiche insediative hanno comportato una forte accelerazione del processo di impermeabilizzazione del suolo. Dall'altro promuove un efficace sistema di controllo, di sviluppo globale moderno del territorio, attribuendo in primo luogo alle aree agricole il ruolo di fattore principale di tutela, la cui superficie, secondo i dati dell'Istat, ha perso il 28% dal 1971 al 2010. La salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica rappresentano infatti un obiettivo di primaria importanza, che alla luce dei dati evidenzia una progressiva cementificazione della superficie agricola nazionale. Allo stesso tempo, il ripristino delle colture significa tutelare il territorio e prevenire il dissesto, soprattutto considerato come l'Italia sia un paese fortemente antropizzato. Al riguardo segnalo i recenti dati dell'ISPRA che evidenziano un quadro preoccupante sulla situazione del territorio italiano e soprattutto sul dissesto idrogeologico. Dati che ci rimandano a temi di valenza nazionale e le cui complessità sono note da tempo, aggravate dagli eventi estremi generati dai mutamenti climatici, le cui responsabilità principali, come sappiamo, sono dovute a decenni di incuria e inerzia rispetto alla gestione del suolo, a cui si sono sommati interventi predatori ed abusi devastanti. In questo quadro, il provvedimento sul contenimento del suolo e riuso del suolo edificato detta le basi per una profonda e netta inversione di tendenza dello scenario nazionale, in considerazione anche che le sollecitazioni provenienti dall'opinione pubblica hanno finalmente spinto il legislatore ad intervenire per limitare proprio l'eccessivo uso del consumo del suolo, le cui conseguenze sociali, ma anche economiche e ambientali, sono note a livello sia scientifico che politico. Siamo tutti consapevoli, infatti, come il consumo del suolo in Italia sia attualmente un tema capace di suscitare grande interesse, proprio a causa degli effetti dell'impermeabilizzazione del suolo stesso, che interessano la compromissione delle funzioni produttive del terreno. In tale contesto, il quadro complessivo delle disposizioni del testo, che occorre ricordare affronta una materia complessa, coinvolgerà direttamente gli enti locali attraverso azioni di stimolo volte a recuperare zone di loro competenza, che sono tantissime, e al tempo stesso introducendo il principio del limite, oltre il quale un certo consumo di suolo non si può fare.
Per troppo tempo, infatti, l'urbanistica e il governo del territorio hanno avuto una regolamentazione senza un limite esterno, nel senso che potevano definire quanto e come si poteva edificare. Ma in realtà con questo provvedimento, in coerenza con la normativa comunitaria, il limite deve essere posto ora attraverso un procedimento articolato che coinvolge lo Stato, le regioni e i comuni e con un meccanismo di decisione finale in capo al governo in grado di rispondere al principio dell'efficienza e efficacia dell'azione normativa e dell'azione dell'esecutivo stesso. Ora, devo dire però che nell'ambito delle misure di incentivazione di finanza locale previste attraverso la concessione di finanziamenti statali e regionali per gli enti locali, non vi è dubbio però che a nostro giudizio si poteva fare uno sforzo in più, ad esempio intervenendo attraverso un alleggerimento del patto di stabilità proprio in quei territori dove sono accaduti eventi alluvionali o calamitosi e che richiedono naturalmente un intervento immediato di manutenzione del territorio e di ripristino del territorio stesso. A riguardo però noi riteniamo comunque che il miglior modo per favorire la limitazione del consumo del suolo sia proprio un buon passo avanti fatto attraverso questa legge. Grazie. Grazie onorevole Faenzi. È iscritto a parlare il deputato Baradello. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il provvedimento che oggi la Camera vota in prima lettura affronta un tema, quello del consumo del suolo e la conseguente sottomissione al cemento, come da più parti è stata definita, di gran parte del territorio nazionale, la cui rilevanza per lo sviluppo del futuro del Paese è del tutto evidente. Sul tema, purtroppo, l'Italia ha segnato il passo. Le prime leggi sul consumo di suolo in Europa, infatti, risalgono al secondo dopoguerra. Pioniera in quest'ambito l'Inghilterra, che già con le leggi urbanistiche del 1946 aveva disegnato una politica di contenimento della diffusione urbana. Gran parte degli altri paesi ha assunto leggi e norme in questo ambito oltre 20 o 30 anni fa addirittura. Quindi non vi è dubbio che l'intervento normativo delineato nel disegno di legge